Siamo con Gian Michele Bosco per la consegna, diciamo, di beni alimentari e di farmaci che USB, Potere al Popolo e Croce Verde ha iniziato dal 10 marzo ormai. E oggi, diciamo, in un certo senso si continua questa attività. Esatto, noi abbiamo iniziato il 10 marzo con una consegna di farmaci proprio perché era legata alla richiesta di rimanere a casa. Quindi per evitare che le persone uscissero da casa, noi abbiamo iniziato questa attività di consegna, limitata alla consegna dei farmaci, però successivamente questa attività si è estesa alla raccolta e distribuzione alimentare, perché ovviamente si sono emersi dei problemi atavici che sostanzialmente sono sempre esistiti nella nostra città, ma nell'intero paese. E quindi abbiamo pensato di effettuare questo ulteriore percorso con la raccolta e distribuzione alimentare. Facciamo anche attività di ascolto a persone sole, che in questo momento si sentono maggiormente sole, anche perché è venuta meno l'attività delle badanti, delle varie badanti, COF e quant'altro. Inoltre anche attività volte a capire le problematiche didattiche. Ci sono tantissimi ragazzi che hanno problemi con il collegamento ad internet, visto che la didattica funziona da remoto, e quindi molte scuole, per una serie di problematiche che noi stiamo cercando di analizzare, non si sono adeguate a questo. Quindi vogliamo più che altro essere vicini alla popolazione, ai cittadini, perché noi nasciamo con un motto che è uniti nella distanza. Poi questo motto si va un pochettino a trasformare e abbiamo fatto nostro un motto sudamericano, cioè il popolo aiuta il popolo. Quando ci sono le mancanze istituzionali, senza entrare nel merito, abbiamo ritenuto che noi dovessimo darci da fare, e per questo motivo abbiamo adottato questo tipo di percorso e questo tipo di politica. Quante persone siete riusciti ad aiutare con questa attività? Allora, noi abbiamo in carico 400 famiglie. 400 famiglie sono circa 2.000 persone, 1.800-2.000 persone. Ovviamente vi hanno contattato loro. Guarda, siamo stati contattati da parrocchie, varie associazioni, attraverso conoscenza personale, attraverso passaparola, siamo arrivati a 200 persone. Noi avevamo il timore iniziale di non sapere a chi dover donare, ma era un timore che è stato immediatamente smentito. Voglio anche ribadire un fatto che la cosa bellissima di questa iniziativa è che noi ci troviamo oggi ad essere 52-53 volontari che si occupano giornalmente di effettuare consegne, oppure di andare nelle varie farmacie o nelle varie attività per cercare qualcosa. Ci sono state donate anche generi di prima necessità o anche prodotti ortofrutticoli. Quindi abbiamo avuto, devo dire, da parte di una grossa fetta di popolazione, dei privati, un sostegno notevole che ci ha consentito di andare avanti fino ad ora. Grazie a loro riusciamo ad andare avanti, e oggi ci troviamo dinanzi a questa cosiddetta fase 2. Noi abbiamo intenzione e noi stiamo proseguendo, perché i problemi economici ancora rimarranno purtroppo per un po' di tempo, e quindi abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti. Siccome sono tante le iniziative simili che sono partite dalla città di Catanzaro, ecco, questa iniziativa cosa può dare in più ai beneficiari? Guardi, noi non pensiamo di dare, e non abbiamo la presunzione di dire noi diamo di più o diamo in meno. Noi vogliamo lanciare un messaggio. Noi nella consegna dei pacchi alimentari non diamo soltanto i beni ritenuti di prima necessità. Noi nei pacchi inseriamo anche un volantino in cui spieghiamo chi siamo,
e inseriamo un libro o più libri, perché noi riteniamo questi beni di prima necessità, perché il fattore culturale, il fattore istruttivo sono, noi lo consideriamo perlomeno un bene di prima necessità, non è il pacco in sé per sé. A noi non ci piace fare assistenzialismo, noi vorremmo che questi beneficiari avessero la possibilità di emancipazione. L'emancipazione si ha attraverso tanti canali, uno di questi è quello culturale. Quindi noi cerchiamo di dare questo strumento, anche attraverso l'attività di ascolto che noi facciamo, no? Parlando con le persone, chiedendo alle persone quali sono le problematiche, facendo ragionare anche le persone. Noi abbiamo notato che ci sono veramente tante persone da sole, tante persone abbandonate a loro stesse, e quindi è necessario un intervento istituzionale. E se avremo la forza, e speriamo di sì, vorremmo anche essere e fare da intermediari con le istituzioni per dire e per sottolineare la problematica. Guardi, il discorso è che noi non ci vogliamo limitare alla consegna del pacco alimentare, noi vogliamo avere un rapporto umano, sociale, con le persone con cui abbiamo a che fare, con tutti i beneficiari. Questa cosa che è stata per me un'esperienza bellissima, perché non è stata solo una cosa, non portavamo solo il latte e il pane, ma abbiamo portato veramente un tipo di nutrimento diverso, e che questa cosa ha riempito sia me che le persone a cui abbiamo portato le cose alimentari, diciamo.